tipo questo. A cavallo tra la fine di un millennio e l'inizio di quello nuovo, in uno studio di Torino c'è un gruppo di ragazzi che passa le giornate a fare musica così. Alla fine degli anni 90, nei piccoli studi di produzione musicale della Bliss si lavora come pazzi. È arrivata una richiesta di canzoni niente meno che dalla Cina. Vogliono tante, tante canzoni da ballare. Ci inventammo di fare dei brani per la Cina. Quindi noi dovevamo fare dei cover per la Cina, quindi praticamente prendere dei pezzi cinesi e trovare dei testi in inglese. Era una roba cinese, a livelli industriali. Ci davano tipo 3 pezzi al giorno, Jeffrey doveva creare 3 testi al giorno. In inglese. Mi veniva dato il brano con il cantato sopra, io dovevo scrivere un testo che suonasse come quello, ma che fosse in inglese. Non saprò mai quelle canzoni in cinese di che cosa parlassero. Gianfranco Randone, per tutti Jeffrey, scrive i testi e li canta. Mauri, all'anagrafe Maurizio Lobina, si occupa delle musiche. Gabri, in realtà Gabriele Ponte, le mixa. Sono loro gli operai di questa piccola fabbrica sforna canzoni. La cosa delle cover cinesi, che tra l'altro hanno permesso a me di diventare uno con le mani velocissime, Jeff di diventare un autore di testi in inglese quasi immediato. La sensazione quotidiana era quella. Cioè, noi avevamo il coltello tra i denti, il mondo da conquistare, e lo facevamo divertendoci così. Appena le cover per i cinesi lasciano loro un attimo di fiato, i ragazzi della Bliss provano a creare la loro musica originale, qualcosa che sia farina del loro sacco. Una mattina di fine 1998, Gabri Ponte si trova nel suo studio di Torino a cercare di comporre la melodia perfetta, quando sente provenire da un'altra stanza una sequenza di note che gli si stampano dritte nel cervello. Sono note semplici ma martellanti. Sento arrivare dallo studio che c'era sotto nell'interrato un giro di piano. Bello, molto bello. Io sentivo questa cosa che andava, ogni volta che uscivo, entravo, dicevo questa cosa è bellissima. Il ragazzo che ha composto La Cosa è Mauri. La melodia, come il canto delle sirene, cattura chiunque entri nel suo raggio. Ma da sola non basta, bisogna costruirci sopra un testo. A quel punto, avendo la linea melodica del ritornello, tutta l'armonia e tutta la base ritmica, ci serviva un testo. Jeff, dov'è? Su. Chiamiamo Jeff. Jeff scende. Mauri mi dice, senti, fai una cosa, buttati nella sala canto, fammi una traccia così, al volo, prima che andiamo a casa, così almeno ho qualcosa con cui lavorare. È una delle cose che è venuto fuori dall'improvvisazione, paro paro, così per com'è, yo, listen up, here's the story. Tutto quell'intro lì in realtà non è mai stato scritto, è un'improvvisazione. Il testo che Jeffrey improvvisa parla di un uomo tutto blu che vive in un mondo tutto blu e basta. Mi chiedevo, ma perché è blu? E la sua risposta fu, perché no? Che è giusto. Blu, il colore arriva dal fatto che a me piace blu, quindi è il mio colore preferito. I'm blue. Per me si è aperto un mondo. Cioè, qualsiasi cosa avesse detto un testo che aveva come titolo Sono blu, per me era
tutto valido. Ho preso questa idea di come una persona vive il mondo intorno a sé, quindi il colore con cui filtra tutto, no? Non ci drogavamo neanche, quindi non so come sia potuto succedere. Però è successo, bene così. In meno di un quarto d'ora il testo è pronto. C'è anche un titolo, Blu, naturalmente, ma ancora manca qualcosa. Il nostro produttore cercava sempre di farci infilare in mezzo ai ritornelli qualsiasi cosa che fosse canticchiabile, no? E quindi era impossibile. Allora facciamo semplicemente da bu di da bu da, ok? Mi guardarono come per dire, ok, va bene, questa è una cazzata. Da bu di da bu da. Però normalmente una cazzata funziona. I tre ragazzi già sognano di cantare il loro da bu di da bu da in mezzo a folle di ragazzi in delirio nelle discoteche di tutta Italia. Si danno perfino un nome. Si chiameranno gli FL 65. E invece... La prima volta che l'abbiamo provato in discoteca abbiamo svuotato la pista. Se ne sono andate anche le bottiglie del bar. Nessuno si è accorso di questo pezzo. Le parole che ricordo io è ha una bella magia ma non suona per un cazzo. Detto proprio in francese. Quindi l'impatto non fu buono. Insomma, pare che proprio nulla debba cambiare nella routine del piccolo studio di Torino. Blu è semplicemente un pezzo come tanti altri, destinato a perdersi fra le centinaia, fra le migliaia di pezzi da discoteca. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, però, le radio iniziano a programmarlo, sempre più spesso. Il da bu di da bu da comincia a comparire canticchiato sulla bocca di tanti, tanti ragazzi e nello studio di Torino qualcosa di nuovo inizia a succedere. Nel momento in cui il brano arriva alla radio, le cose cambiano completamente. Da che eravamo in studio a scrivere pezzi, da che ci siamo trovati ad andare continuamente in cartolibreria a comprare carta del fax, perché i contratti di licenza di questo brano arrivavano a fiume. Era impressionante. Ce ne arrivavano così tanti che erano i ragazzi erano costretti a dormire in studio per cambiare la carta dei fax. Perché se arriva la carta del fax e perdevamo proposte da 500 milioni. Quei chilometri di fax stanno a significare una cosa sola. All'ingresso del nuovo millennio, Blu è diventato un tormentone vero e proprio. Un tormentone che dall'Italia si espande presto in tutta Europa e poi nel mondo. Ha venduto in tutto il mondo più di 3 milioni di copie, perché quello lì è il triplo platino solo degli Stati Uniti e poi c'è tutta l'Europa. Quindi, tanto. Eravamo stupiti noi stessi, cominciavamo a vedere gli articoli arrivare sulla Bibbia dei discografici, che era Music Week, dicendo di questo pezzo che partiva scalando le classifiche, ed eravamo noi. E al mio via si spinge il cielo, che è l'ultimo limite tra noi e l'universo. Siamo tutti pronti, bisogna spingere via il cielo. Vai! I have a blue house with a blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and now the trees are too. I have a girlfriend and she is all blue. Il successo di Blu dilaga in tutto il mondo, un successo che contiene anche la morale di questa storia. Superiore anche a noi, quello che dico sempre,
la mia musica deve essere più famosa di me, non io più famoso la mia musica. E noi con Blu ci ha seppellito. Blu è ancora adesso uno dei brani che è più facile riuscire a inserire in pubblicità o colonne sonore, proprio per questa caratterizzazione. Per esempio è stato la colonna sonora, è entrato nella colonna sonora di Iron Man 3. Io vado al cinema, porto mio figlio, sapevo cosa stava per succedere, schermo nero, 1999, un minuto è, credo 20 e qualcosa secondi, perché lo ricordo dai contratti, di Blu. Io in quel momento ero al cinema così, per vedere la faccia che avrebbe fatto mio figlio, che sa che è Blu, che guardava, si gira verso di me, beh, dopo tutto quello che Blu mi ha dato, 15 anni dopo, vedere mio figlio con quello sguardo lì, in quel momento lì, ha detto, cos'altro può fare questa canzone per me?